Domani sera alle 21 al Museo Carlo Zauli si terrà la presentazione del nuovo catalogo di Enrico Versari, dal titolo Tavole, edito da Carta Bianca Editore e contenente 60 opere inedite realizzate fra il 2012 e il 2014, con testi critici del filosofo Emanuele Mariani e dello storico Emilio Quinto, il tutto accompagnato da una bellissima installazione delle opere invernali dell'artista. Domani inaugurerà una mostra al Museo Carlo Zauli. Non è solito avere un artista faentino all'interno del vostro museo. Come mai questa scelta? Ma dunque, noi fino dall'apertura, come ben sai, dediamo i nostri progetti temporanei alle residenze d'artista che realizziamo. Il nostro concetto è proprio di fare venire a Faenza degli artisti che a Faenza non ci sono, e quindi arricchire il territorio in questo senso. Però ci sembra giusto e siamo molto volentieri, vista la ricchezza del nostro territorio, dedicare ogni anno un omaggio a un artista della nostra città. In questo caso non lo facciamo mai casualmente, però ci sono sempre dei legami, delle convergenze. Ecco, in questo caso Enrico Versari ha prodotto una serie di lavori ultimamente che sono comparsi nel suo ultimo catalogo e che hanno delle linee di contenuti che in qualche modo si possono avvicinare al lavoro di Zauli, cioè ci sono delle convergenze tra questi lavori e le tematiche dei lavori di Zauli. Naturalmente gli esiti sono completamente diversi. Domani è un'inaugurazione qui al Museo Carlo Zauli, la nuova mostra di Enrico Versari, ce la racconti? Allora, intanto più che una mostra, in effetti è, come dire, cercare di inserire questi lavori, che sono dei lavori invernali, con una tecnica molto particolare, all'interno di questo spazio, che è proprio lo spazio del fare. Quindi, secondo me, l'ambiente giusto, diciamo così, per questi lavori, che sono lavori a sottrarre, in cui, diciamo così, si scopre un metallo che dà luce. Mi piace molto questo spazio, intanto perché è lo spazio di un grande artista, che è Carlo Zauli. E poi soprattutto perché è lo spazio, diciamo, deputato alla ceramica. L'opera pittorica assomiglia molto all'opera alchemica, quindi è un processo di trasformazione, non si sa mai cosa accadrà, diciamo così. E l'ambiente del ceramista è lo spazio dell'alchimista per eccellenza, perché abbiamo tutti gli elementi, l'aria che serve per asciugare le cose, la terra, il fuoco, l'acqua e via dicendo. E quindi questo spazio era proprio, come dire, la cattedrale ideale per inserire questi nuovi lavori che in realtà fanno parte appunto di una ricerca che va avanti da quest'inverno. Come mai hai scelto proprio questa tecnica così particolare e magari poco conosciuta, poco vista? Allora, la tecnica intanto è rinascimentale, perché a me piace sempre andare a scovare tecniche anche molto antiche per poi fare dei lavori, diciamo così, che abbiano a che fare anche col quotidiano. Il risultato è un lavoro quasi informale, pur essendo invece disegnato in un certo senso dal vero. E, no, la domanda, scusa Francesca, qual era? Come mai proprio la scelta di questa tecnica? È la scelta di questa tecnica perché si va per sottrazione, quindi si prepara, diciamo, la tavola, si prepara una doratura, poi un pigmento copre tutto e un piccolo punteruolo, diciamo così, scalfisce tirando fuori la luminosità del quadro. E quindi si lavora alla rovescio, non si mette un segno nero ma si mette un segno di luce e si questo... scopre il metallo, appunto. È questo che l'ha affascinata più del sì, resto? Questo secondo me è uno strumento molto interessante perché accosta molto, diciamo, si accosta molto alla tecnica del disegno e forse ricorda un po' anche l'acquaforte, cioè un primo processo dell'acquaforte che è quello proprio dello scalfire questa protezione che ha la lastra. C'è uno di questi quadri a cui è più legato? Questi quadri nascono in maniera molto spontanea, quindi sono tutti legati tra loro, diciamo così. No, direi di no. Invece Matteo Zauli nell'introduzione che ha fatto a questa mostra ci ha spiegato che ha deciso di ospitare lei e i suoi quadri in questo posto perché alcuni di questi gli ricordano i lavori di suo padre. Allora, i lavori di... sì, ma intanto Matteo Zauli è una persona straordinaria, molto, come dire, disponibile, quindi è un piacere lavorare con lui e quindi mi fa molto piacere tra l'altro fare una mostra proprio nella mia città, perché sono abituato a lavorare qua ma non sempre ad esporre i lavori. Diciamo
che Zauli ha sempre lavorato con le terre in maniera molto naturale, cioè c'era l'artificio manuale, la tecnica, e poi c'è, come dire, una risposta alle opere che nascono quasi in maniera molto, molto appunto naturale, sembrano natura, diciamo così. E in effetti anche questo tipo di lavori si accosta proprio al lavoro ceramico di Zauli, perché sembrano appunto informali, cioè c'è questa materia che appunto esce da dentro in questo caso, e in effetti il dialogo è possibile ed è molto interessante, ecco. Almeno dal mio punto di vista è un'occasione straordinaria, perché per me Carlo Zauli è un artista, no? Per me sono un artista straordinario, quindi... Tutta questa mostra è legata anche a un catalogo che verrà presentato domani? Sì, la mostra è legata a un catalogo, e la presentazione appunto dell'ultimo catalogo, con una serie di opere che vanno da 3 anni a questa parte, cose magari su cui ho lavorato molto, quindi carte geografiche, via dicendo, tempere, eccetera. L'ultima parte del catalogo è dedicata alle ultime opere. Il catalogo è pubblicato da Carta Bianca, e la cosa interessante è che ci sono due autori, diciamo, dei pezzi di commento, che sono uno un filosofo e uno storico. Lo storico è Emilio Quinto e il filosofo è Emanuele Mariani, quindi c'è anche in un certo senso la volontà di collaborare tra discipline diverse, abbiamo tutti la stessa età e alla fine insomma è nato un bel progetto, un prodotto editoriale, ecco. Francesca Diletta per Faenza Web TV.